Vabbè, io da partire di domani vorrei vedere la mia squadra, il gusto della sfida, no? E l'eccitazione di una partita importante per tanti motivi, anzitutto perché giochiamo contro una squadra che ha appena vinto la Coppa Italia, che gioca con grande convinzione i propri mezzi, una squadra che viene da un progetto di lunga durata, come dire, che sta raccogliendo frutti importanti di quello che ha seminato in questi anni. E quindi è una squadra che ha numeri importanti dal punto di vista delle statistiche, perché chiaramente voi avete facilmente notato che ha numeri di altissimo livello in questo campionato, probabilmente assieme a Cantù e Brindisi sono le vere sfidanti in questo momento di Milano. E quindi ripeto, quello che vorrei vedere è proprio l'eccitazione sportiva, ovviamente, di trovare il gusto della sfida importante, anche perché, chiaramente l'altra parte del libro, veniamo da due sconfitte consecutive, e quindi bisogna che ci sia anche la volontà e mettere in campo l'energia necessaria per trovare un riscatto immediato. Questa squadra sicuramente ha avuto degli alti e bassi durante il campionato, all'interno anche della stessa partita, eccetera. Però siamo davanti a chiamate importanti e quella di domani è una di queste, sicuramente. Penso che ci sia sicuramente questo tipo di voglia che qualche volta fa fatica, come dire, non solo a trasparire, ma a essere trasformata sul campo. E invece domani sono convinto che i giocatori faranno il possibile da questo punto di vista. Sicuramente un po', perché ci può essere vagamente questo. Io penso anche ci sono state situazioni in cui magari la squadra ha perso un po' di fiducia anche all'interno della stessa partita, soprattutto quella con Cantù, o magari dove si è persa all'inizio con Caserta, quindi poi ha cercato in qualche maniera di arrabattarsi, ma è chiaro che fino a queste ultime due partite il dato più eclatante è quello delle percentuali al tiro. Questo è abbastanza evidente. Segnare 55-57 punti a questo livello qui è quasi impossibile pensare di tenere un avversario dall'altra parte a 54, insomma, per vincere. Quindi per questo dico che io sono convinto che se c'è questo un po' di fiducia in più in se stessi, un po' più di convinzione, e chiaramente questa non è una squadra che deve fare, che fa 3 su 24 da 3 punti, non so, o numeri di questo tipo qua, insomma. A Caserta, voglio dire, il numero più veramente paradossale, secondo me è stato, ma adesso non voglio più tornare su quella partita, perché ormai, però per dire, tirare 10 tiri più dell'avversario a metà partita, ed essere sotto di 20, cioè, significa veramente che l'attacco è rimasto nel cassetto. Quindi, insomma, sono cifre talmente vicine al ridicolo, quasi all'assurdo, che magari sono, no, incidenti di percorso, nel senso che non possono essere veritieri di tutto un campionato, se no saremmo altro che ultimi, insomma, no? Ecco, questo è. Beh, dunque di là sappiamo che loro hanno estrema varietà di assetti offensivi, no? Quindi anche con 5 esterni piuttosto che 2 lunghi, 2 playmaker, tutte queste cose qua. A Caserta noi abbiamo cercato questo perché chiaramente bisognava cercare di spingere un po' di più, come dire, sull'acceleratore, avere un po' più di creatività, cercare di riuscire a fare qualche canestro, visto che eravamo in grande difficoltà dal punto di vista offensivo. Sono altresì convinto che Foster, che sicuramente non è quello che abbiamo visto finora, ci darà anche
quel contributo necessario per allungare le rotazioni dietro. In più a Caserta, cioè, non dimentichiamoci che ci mancava un giocatore importante, quindi poi abbiamo dovuto anche, come dire, provare a riaggiustare il tiro facendo giocare Hayes da 4 per esempio, insomma, cosa che magari parzialmente aveva anche un pochino pagato, ma sappiamo che preferiamo ormai tenerlo a giocare dietro, ecco. All'altra giochiamo sicuramente una delle migliori partite, filmerei per una vittoria, magari una partita più brutta, ecco, sicuramente. Abbiamo bisogno di questo, abbiamo bisogno di avere un po' più di positività, e la positività viene sicuramente dalle vittorie e anche dal tipo di prestazione che si fa, insomma, perché poi c'è sempre il valore dell'avversario che rispetto al girone d'andata ha anche potenziato il suo organico, insomma, quindi la sfida è anche più difficile. Ha il giocatore che secondo me finora è MVP del campionato, che è Drake Diner, insomma, di gran lunga. Ma insomma, sì, chiaramente non è facile rientrare alla realtà, però qualche volta la quotidianità dell'allenamento, della squadra, dei compagni, della routine proprio può aiutare a non dico a superare, perché magari, però insomma a lasciare da parte per alcuni momenti quelle che sono le questioni personali. Certamente non è facile, speriamo che domani sfoghi molto e riesca a isolare tutto pensando solo alla partita, insomma, vedremo che tipo di apporto ci potrà dare. Tralascio sempre questo. No, gli ultimi 2-3 giorni anche abbastanza bene, l'inizio è abbastanza complicato per una serie di questioni che non sto a sottolineare, però insomma da ieri abbiamo recuperato Biliga, che ci serviva molto anche per l'allenamento. Dobbiamo arrivare a domani quantomeno abbastanza sani. E la panchina, la panchina abbiamo bisogno di qualcosa sicuramente. È chiaro che se un giocatore importante come Foster purtroppo non ha fatto canestro, in due partite mi sembra che abbiamo fatto 6 punti dalla panchina. Se non sbaglio, sto andando a mente, ma mi sbaglio forse di un punto. Abbiamo fatto 2-4 o qualcosa del genere. Quindi stiamo parlando di più. No, sicuro. 4 e 2, 6. E 2. Non ho sbagliato di tanto. Quindi è chiaro che è un contributo assolutamente sterile, no? Perché, poi insomma dipende anche dal tipo di partita che viene fuori, ma penso che qualche cosa di più possiamo avere sicuramente da loro. Sicuramente lì è molto importante l'aspetto di uno contro uno, di non fargli esplodere il talento che hanno. Loro appoggiano molto sul uno contro uno, sul tiro da 3 punti e anche in transizione, quindi è chiaro che bisogna cercare di frenare un po' questa spinta, questa grande fiducia che hanno, e allo stesso tempo dal punto di vista offensivo avere anche la pazienza di la difesa schierata, di costruire la migliore opportunità, di non farsi trascinare dal ritmo, perché chiaramente un elevato numero di possessi può favorire la squadra che ha maggior talento, che sicuramente è quella lì in questo momento. Non so, non credo tanto, onestamente. Penso che poi chi gioca 2 volte a settimana si abitua anche a questo tipo di routine, quindi resetta, hanno giocato martedì, insomma, non so, non penso onestamente.